Grazie mille Presidente, chiedo scusa se non metto il video, ma appunto per questioni di connessione preferirei evitare, semplicemente per consegnare il voto favorevole a questa mozione. Mi dispiace che ci sia un po' anche in questa sede, anche davanti a questa mozione, che ci vede un po', diciamo, tutti d'accordo, ci sia un po' di quella retorica che ormai va avanti da 4 anni, le Olimpiadi, le Olimpiadi, le Olimpiadi, il ruolo centrale di Roma, eccetera, eccetera, eccetera. Io invito le opposizioni a farsi un giro a Tor Vergata. Questa è l'unica eredità che ci hanno lasciato questo tipo di operazioni a Roma, e sinceramente, se oggi siamo al governo di questa città è perché forse Roma stessa ne ha le tasche piene con di questo tipo di operazioni, assolutamente fuori dal tempo e fuori da ogni logica. Comunque, risposto alla polemica molto molto sinteticamente, ricordo a tutte le opposizioni che non è certo grazie a loro che Roma va avanti, e nonostante poi è comprensibile che sia quella la narrativa, ricordo appunto il voto di quest'Aula per quanto riguarda l'Assemblea del Mediterraneo, che è stata votata poco fa, è stata realizzata peraltro, non solo votata come capita molto spesso, che le cose si votano e poi non si realizzano. Ricordo UEFA 2020, che per questioni di Covid diventerà UEFA 2021. Ricordo tutte le altre opere e tutte le altre iniziative che sono state portate avanti e dalla Giunta e da questo Consiglio. E è proprio un tema, e proprio a fronte di questo noi consegniamo il voto positivo su questa mozione, ricordando però a tutta l'Aula che la lettera, o meglio, diciamo, la candidatura, la formale candidatura a essere appunto la sede dell'Agenzia Europea per la Ricerca Biomedica è già stata avanzata un mese e mezzo fa, quindi questa mozione è, oltre ad essere fuori tempo massimo, è, diciamo, è già stata, diciamo, attuata, ecco, ormai è su tutte le testate, insomma, che la sindaca Raggi ha già formalizzato tramite una lettera al Premier, cioè, lettera al Premier affinché appunto venga effettuata questa candidatura, affinché questa progettualità venga portata a Roma, e pertanto al fine appunto di non dare, insomma, di innescare una battaglia politica laddove non c'è, noi consegneremo il voto politico a una mozione che, ripeto, è ormai anacronistica. Grazie, Presidente.